Siamo tutti onorati di avere il sindaco Mascaro a questo evento importante. L'evento, signor sindaco, è l'inaugurazione oggi di una galleria d'arte didattica che la scuola ha realizzato con molto impegno e la collaborazione di tutti, a partire dal direttore dei servizi generali amministrativi, il dottor Michele Celano, che ha dato un contributo importante alla realizzazione di questo progetto con il suo supporto amministrativo e contabile. Tutto lo staff dirigenziale ha partecipato alla realizzazione di questo progetto. Devo ringraziare però coloro che si sono sporcati le mani e hanno realmente fatto il lavoro, cioè i collaboratori scolastici. Il Comune di Lamezia Terme ci ha fornito la materia prima per imbiancare, ringrazio il Comune, però materialmente il lavoro l'hanno fatto i collaboratori scolastici con la supervisione del direttore. Devo ringraziare appunto il mio staff, tutti i docenti del Plesso Borrello che si sono impegnati nella realizzazione di questo progetto, ma un ringraziamento particolare va alla referente del Plesso Borrello, alla maestra Palmina Vescio, che in questo plesso ci sta mettendo l'anima da quando sono arrivato io. Lavora instancabilmente 24 ore su 24 e non lo dico per una sviolinata, ma perché ci credo veramente. La maestra Palmina è una maestra speciale, è una donna speciale che merita tutta la mia stima e tutta la mia. Oggi noi quindi apriamo diciamo così, le porte a questa piccola galleria dedicata ai nostri bambini per farli studiare e per fargli apprezzare l'arte, la bellezza. E concludo, signor sindaco, noi cerchiamo di fare quello che la legge ci indica di fare. Il decreto 60 del 2017, che è il decreto attuativo della legge 107, ci impone di promuovere la cultura umanistica all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso la realizzazione e l'attuazione dei temi della creatività. Noi abbiamo scelto l'arte, l'immagine, come tema da sviluppare. Oggi è iniziato un percorso, ma questo percorso proseguirà con la realizzazione da qui a pochi giorni di un PON dedicato all'Istituto Borrello, che consisterà nella realizzazione di 30 ore in attività artistiche, e di questo ringrazio anche sempre il DSGA che lavora di pomeriggio per realizzare tutti gli atti amministrativi, e tutto lo staff, nonché la referente per i PON, la maestra Paucci Caterina. Grazie a tutti, grazie ai colleghi intervenuti, alla rappresentanza del liceo classico che ci onora della sua presenza. Abbiamo un'ottima collaborazione con il liceo classico, ci aiutano ad sviluppare diciamo metodologie didattiche, abbiamo introdotto lo studio della lingua latina alla scuola media quest'anno con l'aiuto e la collaborazione del liceo classico. È una sperimentazione che abbiamo avviato e quindi è nata questa sinergia con il liceo. Io concludo, non voglio dilungarmi più, lascio la parola al sindaco. Sono davvero felice che in questi primi giorni del nuovo insediamento si possa essere presenti in questa stupenda giornata di sole, in questa piazza, in questa scuola, per l'inaugurazione di un qualcosa di altamente significativo e di altamente positivo. Chi mi conosce, io già nei miei precedenti 41 mesi ho visitato tante volte le scuole, ho avuto tante volte incontri con bambini, con ragazzi, con alunni, perché a mio parere è qui che si gioca la grande partita del futuro delle nostre comunità. Intanto una comunità sa far crescere i propri ragazzi facendo in modo che gli stessi si possano innamorare di arte, cultura,
conoscenza, sapere, intanto noi costruiremo una comunità del futuro che saprà sicuramente fare tesoro di questi apprendimenti e saper realizzare un mondo migliore. Allora oggi essere stato invitato, ripeto, dopo pochissimi giorni dall'insediamento e vedere come questa città abbia comunque una sua grandissima vitalità, come il mondo scolastico sia e possa essere sempre un fiore all'occhiello, come si possa fare in modo che questi bambini possano essere sin da piccolini coinvolti in ciò che di bello la vita potrà loro dare e quindi fare in modo che si possano avvicinare all'arte e alla cultura nel modo più naturale, più attrattivo possibile. La realizzazione e la costruzione di una scuola che non sia un mero nozionismo, che non sia visto da parte degli alunni quale l'obbligo scolastico di dover essere presenti e di dover partecipare, ma sia invece la voglia istintiva, naturale, passionale di poter avvicinarsi all'arte, poter avvicinarsi alla cultura e al sapere, è la cosa più bella. Allora oggi, l'inaugurazione di questa galleria d'arte didattica, di questo modo di avvicinare ancora più naturalmente i bambini al sapere e i bambini all'arte, credo che sia la cosa più positiva. Allora noi dobbiamo veramente, credo che siamo in un momento particolarissimo per i destini dell'umanità. Cioè, potrebbero sembrare frasi fatte o frasi che si utilizzano in ogni circostanza. Noi grandi sappiamo che non è così. Noi sappiamo che comunque si sta venendo fuori da 2 anni drammatici che ancora oggi, ahimè, sono testimoniati dal vedere questi bambini con questa mascherina, che oggettivamente credo che sia una ferita al cuore di tutti noi, perché vedere dei bambini così piccoli ancora costretti e ristretti a utilizzare la mascherina, dobbiamo veramente contare i giorni per uscirne, ma non basterà uscire dal Covid. Noi, uscendo da questa pandemia, dobbiamo veramente lavorare alacremente per creare la società del futuro. Io credo che noi come amministrazione abbiamo veramente bisogno delle scuole, abbiamo veramente bisogno dell'istruzione scolastica, abbiamo veramente bisogno di sapere com'è che accanto a noi, insieme a noi, e noi insieme a voi, e noi accanto a voi, riusciamo a fare in modo di migliorare sicuramente le condizioni strutturali nelle quali i bambini devono operare. Noi dobbiamo fare l'impossibile affinché le strutture scolastiche siano il più possibile attrattive e siano il più possibile dotate di quanto necessario perché questi bambini possano innamorarsi ogni giorno di più. Allora laboratori, biblioteche, spazi per l'attività sportiva, il decoro della vita quotidiana, i bambini passeranno qui in gran parte della loro vita e noi dobbiamo fare in modo che questi bambini possano vivere nel modo migliore possibile. Allora sinergia, collaborazione, reciproca capacità di andare al di là dei propri compiti, è stato sottolineato prima di quello che è stato fatto anche per imbiancare altro, si è andati al di là dei propri compiti, ma quanto è bello andare al di là del proprio compito, non fermarsi a ciò che si deve e fare ciò che si vuole anche al di fuori degli obblighi e degli schemi. Quindi io quello che chiedo in questo momento alla comunità scolastica, ma ne approfitto per chiederlo all'intera comunità lamentina, ognuno di noi dia qualcosa in più di ciò che deve comunque dare. Allora forse in questo modo a questi ragazzini mascherati ma festanti possiamo dare un futuro e noi dobbiamo dare tutto noi stessi per dare questo futuro. Quindi io ringrazio veramente dal dirigente a tutti coloro che dal dirigente sono stati giustamente menzionati, anche a tutti gli altri che comunque hanno potuto dare un minimissimo apporto ad un'iniziativa così positiva e dico andiamo avanti con altri PON, andiamo avanti con altri progetti, andiamo avanti con altri momenti di incontro, andiamo avanti guardando questi bambini negli occhi, perché almeno gli occhi dalle maschere sono libere e trasmettiamo anche col nostro sguardo a questi bambini la voglia di prenderli per mano e di condurli veramente ad una società migliore. Io sono convinto che ce la possiamo fare, ma sono convinto che ce la faremo. Grazie di cuore a tutti voi. Passiamo la parola giustamente alla referente di Plesso che
è diciamo, quella che comunque ha guidato questo progetto. Oggi, in occasione di questo evento, ad un anno di distanza dal suo insediamento nell'IC Borrello Fiorentino, è doveroso esprimere i nostri ringraziamenti e le congratulazioni al nostro dirigente scolastico, dottor Giuseppe Riva, per il suo agire concreto e per la mole di lavoro che ha sviluppato con impegno e passione, con lodevole professionalità e con il sostegno incondizionato di tutti i suoi collaboratori, del nostro DSGA, dottor Michele Celano, sommando energie e risorse, è riuscito a mettere a fuoco le aspettative di tutti, ponendo al centro la cultura come fonte di crescita e l'insegnamento come missione di vita. La scuola si configura come luogo privilegiato per la crescita dei cittadini del futuro, fin dalla giovane età. Per questa ragione è fondamentale attrezzarla con strumenti e percorsi di apprendimento, capaci di far maturare competenze con l'uso dei diversi linguaggi, senza privilegiarne uno piuttosto che un altro, poiché l'arte, insieme ad altre, è un linguaggio universale per sviluppare processi di educazione interculturale e per far acquisire maggiore sensibilità e consapevolezza verso il patrimonio artistico, il nostro dirigente, nell'ottica di un'autonomia funzionale e condivisa, si è reso promotore di una bellissima iniziativa, una galleria d'arte permanente, portando l'arte nella nostra scuola. Il suo originale percorso dalle pareti della nostra scuola punta verso una cultura che trasforma, valorizza la creatività, sviluppa il senso critico, allarga gli orizzonti e cura l'espressione e la comunicazione. Nella mente del bambino che cresce, le discipline espressive giocano un ruolo strategico. In particolare, permettono di conoscere il patrimonio artistico, condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità, di salvaguardia e di conservazione di tutti i beni culturali. È importante quindi che l'alunno impari a leggere le produzioni artistiche, conosca autori e luoghi, contesti e stili caratterizzanti. I dipinti, insieme alla raccolta di elaborati prodotti dai nostri discenti, raccontano la strada di come si è insegnato e di come si è appreso, i percorsi, le metodologie, gli strumenti utilizzati. In questo contesto anche lo spirito attento di tutti noi docenti, dei collaboratori scolastici e la vivacità dei bambini suscitano sentimenti e generano emozioni. Quando si entra nella nostra scuola troviamo un ambiente affascinante, una sinfonia di colori intensi, un fascino antico ma di grande attualità. E il nostro dirigente è la parte concreta di questa nuova esperienza. Per quest'anno appena iniziato ci auguriamo che la nostra scuola sia una fucina sempre viva di talento, trasformandosi in un fermento di idee, di progettualità e di speranze, che il nostro dirigente continua a svolgere il ruolo di guida e di stimolo per tutti noi. Infine un doveroso ringraziamento va a tutti i docenti, ai bambini veri protagonisti della giornata di oggi, ai collaboratori scolastici del Plesso Borrello che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima iniziativa. Io lo farei fare a lei. Sì, lo facciamo fare a lei. Mettiamola al centro. Okay.